Buongiorno dal Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma, EUR. Qui stiamo assistendo allo sfoggio di questi meravigliosi costumi, che sono i costumi utilizzati in occasione del palio. Il palio è una delle manifestazioni più sentite dei centri medievali italiani. E quindi abbiamo, ecco, come vedete, la rievocazione proprio dei costumi che si sfoggiano, in questo caso la dama castellana di Conegliano Veneto a Treviso. Ma continuiamo in questo bellissimo itinerario di questa, che è una delle sale più particolari, più scenografiche del museo. Ecco di nuovo altri meravigliosi costumi. Questi sono del palio di Isola Dovarese, provincia di Cremona. Guardate che meraviglia, c'è la coppia, quindi abbiamo proprio la dama accompagnata dal suo cavaliere. Le stoffe sono veramente pregiate, ricchi di intarsi. Arriviamo alla città di Ventimiglia, Imperia, quindi per l'agosto medievale c'è come colore dominante l'azzurro di questi broccati, di questo velluto. Guardate che bello anche il copricapo della dama, quasi orientaleggiante. E poi continuiamo il nostro excursus. Come vedete, si tratta, come dice anche il cartello, di rievocazioni storiche in museo, quindi un museo meraviglioso. Si possono vedere veramente delle testimonianze importanti dell'arte e delle tradizioni popolari del nostro paese. Ecco, per esempio, in questo caso abbiamo i costumi della corsa all'anello, che si svolge a Narni, in provincia di Terni. E poi continuiamo, abbiamo, ecco, la giostra della Quintana, vedete? Di Ascoli Piceno. Fino ad arrivare, pensate, a Pesaro Urbino, il palio della rana. Guardate che meraviglia! Questi sono abiti stile inizio XVI secolo. Quindi abbiamo la dama, come vedete, guardate che meraviglia, e il suo cavaliere. Vedete che bello. E ancora non è finita la meraviglia, lo stupore, la festa della polenta a Prato. Guardate che attenzione nei dettagli, nella cura proprio dei tessuti. Ma non è finita qui. Passiamo adesso per Terni, per Acquasparta, la festa del Rinascimento. Ecco ancora una volta la coppia del nobiluomo e della nobildonna del XVII secolo in damasco e oro. E per la gioia appunto degli amanti proprio dei costumi e delle tradizioni, vi diamo un'altra panoramica veloce di questa sala meravigliosa, e vi lasciamo con il palio delle quattro porte di Valle Corsa a Frosinone, con questa meravigliosa dama in viola di velluto. Continuate a seguirci e iscrivervi al canale. Follow us and subscribe the channel. Viaggi e volti Discovery. Travels and people Discovery. A tutti un saluto da Roma e dal Museo delle Arti e Tradizioni Popolari all'EUR.